bentornati in questo giovedì 10 ottobre alla liturgia del giorno. Oggi continuiamo la lettura della lettera ai Galati e vi segnalo un'altra cosa che mi piace molto poco. Il testo della lettera è stato tagliato nell'ultima parte del capitolo secondo, dove c'è lo scontro con Pietro ad Antiochia, ed era il terzo argomento di carattere storico. Il primo è che Gesù lo ha inviato direttamente, Paolo, come apostolo. Il secondo, che le colonne hanno confermato il Vangelo che lui ha annunciato. Il terzo, che ebbe uno scontro, diciamo così, pubblico con Pietro ad Antiochia, precisamente su questi argomenti. Anche qui la liturgia edulcora, taglia, ecco, indebitamente, perché è la parola di Dio, Abbiamo invece il testo di Galati 3:1-5. Bene, Galati 3:1-5 ci introduce a quella sezione di riflessione teologica, dogmatica, chiamatela come volete, ma molto importante. Prima di tutto l'origine. Avete ricevuto lo Spirito, l'esperienza dello Spirito, mediante le opere della legge o mediante la fede? Ed è interessante l'osservazione quasi amara dell'Apostolo, dice: avete cominciato con lo Spirito, volete finire con la carne? Volete tornare ad essere semplicemente uomini? Ecco, magari aveste fatto tante esperienze in vano. Quindi qui Paolo introduce un argomento importante, fate attenzione, c'è in gioco la stessa dimensione della fede, della vostra salvezza. Ecco perché è importante questa riflessione, certo viene fatta con categorie molto precise, lo vedremo nei prossimi giorni, ma certo introduce un tema importante. Stolti Galati, chi vi ha ammaliati? Alla lettera il verbo greco sarebbe da tradurre chi vi ha stregati. Ecco, c'è qualcuno che vi ha fatto qualcosa, perché davvero è impossibile che ragioniate e vi comportiate in questo modo. Purtroppo una situazione non del tutto così poco frequente, anche alle volte nelle nostre esperienze. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani? Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Vangelo invece ci mette dinanzi la continuazione del testo del Padre Nostro e qui andiamo proprio a vedere quello che accennavo ieri, il tema della richiesta. Ecco, perché non prendere oggi 10 minuti, 5 minuti della nostra vita e domandarci: io che cosa chiedo a Dio? Mi è mai venuto in mente di chiedere lo Spirito Santo? Cioè di chiedere quella pienezza della sua azione nella mia vita, di modo che la possa veramente trasformare nella mente, nel cuore, nell'azione? E se non l'ho mai chiesto, perché non l'ho chiesto? Quali sono le cose importanti per le quali prego? Ecco, detto questo, la seconda domanda che possiamo farci è: quanto sono insistente nella preghiera, cioè quanto credo che il Signore possa interagire con la mia vita? Oppure dico: vabbè, ho pregato, ma... Insomma, una bella revisione, secondo me, del nostro rapporto con Dio intorno all'oggetto delle nostre richieste e all'intensità delle medesime. Che ne dite? Ci vediamo domani. Grazie.